Ich habe Freude an dem neuen Selbstverständnis, das Menschen mit einer Behinderung mit sich jetzt bringen. Und das heisst, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass die Inklusion und Selbstbestimmung im Bereich Wohnen, Arbeiten und ganz grundsätzlich in allen gesellschaftlichen Bereichen gelingt. Und dazu möchte ich beitragen. Direi Kollaboration. Bisogna lavorare insieme ed è importante lavorare insieme in maniera unitaria. Direi storia, perché ProInfirmis ha una grande storia e la sua storia deve essere rispettata. E poi direi futuro, nel senso che tutte le prestazioni, quello che si fa, deve anche guardare ai cambiamenti della società e quindi anche verso le nuove generazioni. Zusammenarbeit mit Emanuele Bertoli, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich bin schon so lange jetzt in der Behindertenpolitik oder auch im Behindertenwesen aktiv und jetzt auf der nationalen Ebene können mitwirken, auf das freue ich mich sehr. ProInfirmis hat grosse finanzielle Herausforderungen und ich denke, wir werden müssen mit dem BSV zusammen, aber auch mit der Organisation selber Lösungen entwickeln und ich bin überzeugt, dass wir das werden schaffen. Io sono una persona che ha sempre avuto un problema legato a una disabilità, anche se è un problema che è cresciuto nel tempo. Quando io ero piccolo vedevo e poi pian piano ho perso la vista e sono arrivato a non vedere più niente e quindi a dover modificare la mia vita in funzione di questo handicap. Per cui l'interesse per le organizzazioni che si preoccupano delle persone che devono essere incluse, che devono essere accompagnate e sostenute, per me è sempre stato vitale e lo è stato anche in tutte le mie funzioni, compresa quella del consigliere di Stato del Canton Ticino che ho ricoperto dal 2011 fino al 2022.